Ti è mai capitato di montare il tuo cavallo e sentirlo scomodo, contratto o semplicemente svogliato? Beh, questo probabilmente nasce da un non corretto sviluppo dell'impulso. Innanzitutto voglio iniziare col dirti che l'impulso e la velocità non sono la stessa cosa. Ogni cavallo in natura è dotato di un suo impulso, ma tale impulso non è funzionale ad un corretto addestramento. In quanto, grazie ad un corretto uso della decontrazione e del contatto, noi andiamo a perfezionare, a migliorare questo naturale desiderio di portarsi in avanti, per renderlo più funzionale ad un lavoro sportivo. Ma attenzione, con un lavoro sbagliato l'impulso può anche peggiorare. Ma come puoi valutare se il tuo cavallo sta sviluppando un impulso corretto? Innanzitutto, il primo indicatore che hai sono le tue sensazioni dalla sella. Infatti, se il tuo cavallo ha un buon impulso, ti sentirai un tutt'uno con lui e soprattutto avrai la sensazione che sia lui a volersi portare in avanti. Un altro buon aiuto che hai è quello di farti filmare mentre monti, in modo che potrai rivederti e potrai osservare in particolare il movimento degli arti posteriori del tuo cavallo, che se avrai sviluppato un corretto impulso, si muoveranno chiaramente in avanti sotto il cavallo. All'inizio del video ho detto che l'impulso non è velocità. Questo è un concetto fondamentale, perché spesso, cercando di migliorare l'impulso, tendiamo a correre. Così facendo, affrettiamo l'andatura del cavallo, togliendogli così la possibilità di sviluppare un corretto tempo di sospensione. Se vuoi veramente migliorare l'impulso del tuo cavallo, potenzia la decontrazione e il contatto, allenandolo ad utilizzare i muscoli della schiena, ma soprattutto concedigli il tempo che gli serve. Se pensi che questo video ti sia stato utile, condividilo. Ci vediamo nei prossimi video!